Allora, do anche il benvenuto a Gian Erga di JC Group Capital, ben trovato. Buongiorno. Erga, abbiamo visto un'apertura positiva per l'unica borsa che oggi contratterà, l'unica borsa ovviamente rilevante che contratterà, ovvero Wall Street. Che giornata sarà secondo lei e quanto inizieranno anche a valere poi i dati positivi che tornano sulla ribalta statunitense dopo il PIL, vediamo anche quelli relativi ai dati sul lavoro. Ma io direi che è estremamente semplice, qui abbiamo una situazione dove l'investitore medio non si orienta più, diciamo, su delle tese molto elevate, le tese sono molto basse. Prima avevamo un binomio, una dicotomia che era rischio sistemico, non rischio sistemico, che ha prevalso questa dicotomia, direi effettivamente nei mesi di gennaio-febbraio. Poi siamo passati a uno scenario leggermente meno cupo dal punto di vista economico, che è quello della recessione e non recessione. Adesso, avendo stabilito che non c'è stato un grosso effetto impatto sistemico, evento sistemico, ci stiamo dicendo effettivamente benissimo, forse qui non c'è recessione. Però i dati non è che siano molto forti, abbiamo visto questa mattina che i consumatori non stanno spendendo molto, che gli stipendi addirittura sono un po' indietreggiati e dunque noi abbiamo dinanzi a noi un quadro che direi è molto modesto come crescita. Vediamo anche gli economisti che stanno riducendo le attese per quel che riguarda la crescita statunitense. Io ritengo che oggi sì, chiaramente non sarà una giornata molto rappresentativa, gli operatori esteri non saranno presenti in gran parte e sarà un discorso più o meno interlocutorio. Noi ci aspettiamo chiaramente una reazione molto forte a quelli che saranno i dati sul lavoro verso la fine della settimana e riteniamo che chiaramente questi dati rispecchiano una realtà sempre più ridotta, ossia quella degli americani che effettivamente stanno lavorando e dunque per fare un'analogia col settore assicurativo abbiamo un campione attuariale che si va restringendo negli anni in rapporto alla percentuale totale della popolazione, ossia questa è una situazione direi abbastanza sui generis e abbastanza complessa. Tutto qui, diciamo, il discorso, giornata tranquilla, giornata interlocutoria. Grazie allora a Gian Erga di JC Group Capital per essere stato con noi, aver inquadrato quella che è un po' la giornata che sarà oggi sui mercati americani. Buonasera Prego. Piacere, grazie. e io saluto anche che poi un arrivederci.